presenza e anche in collegamento video in diretta. I lavori vengono diffusi da Camere Penali TV. Ringraziamo chi ci sostiene, diciamo, in questa iniziativa, diffondendo anche al di là di questa sala l'iniziativa odierna. Porto solamente ora poche parole, poi interverrò più lungamente sul merito e sulle ragioni di questa iniziativa. Dico soltanto che sono 10 anni quest'anno che è mancato l'avvocato Domenico Marafioti e che l'Unione delle Camere Penali ha voluto ricordare la figura dell'avvocato Marafioti, il suo impegno di avvocato, la sua capacità di leggere in tempi risalenti quello che è purtroppo l'assetto con cui ancora siamo costretti a misurarci. Questo è il senso che abbiamo voluto esprimere attraverso quel titolo con citazione dantesca, ma che secondo noi si attagliava perfettamente a quella che è stata la riflessione che l'avvocato Domenico Marafioti ha svolto sul sistema giudiziario italiano, sul processo penale, sui rapporti tra poteri. Non anticipo però quello che poi andrò a dire più specificamente dopo, quando prenderò la parola tra gli interventi. Voglio solo sottolineare che assieme all'Unione delle Camere Penali e il Centro Marongiu, che è diciamo il promotore di questa iniziativa, hanno voluto associarsi all'organizzazione di questo incontro la Camera Penale di Roma, che è qui rappresentata dal suo presidente, l'avvocato Vincenzo Comi, l'Osservatorio Giovani dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Sentiremo poi un saluto di una delle due dei coordinatori, cioè l'avvocato Enrica Paesano, e vi è anche l'adesione, la partecipazione, sentiremo il saluto che verrà portato dall'avvocato, dal giovane Francesco D'Enrico, che è presidente dell'Associazione Estrema Ratio, un'associazione che riunisce giovani studenti di giurisprudenza o giovani praticanti o avvocati, e che è sorta 3 anni fa a Bologna e che è molto impegnata con iniziative in difesa e a sostegno del diritto penale liberale. Darei per prima la parola all'avvocato Comi. Ognuno naturalmente di coloro che porta i saluti motiverà, non tramite le mie parole ma direttamente, il perché ha voluto essere qui con noi stasera. Avvocato Comi. Buonasera. Come diceva l'avvocato Zilletti, la Camera Penale di Roma si è associata e si è associata immediatamente con onore e con entusiasmo a questa iniziativa. Oggi siamo presenti, ci sono presente io, c'è presente il vicepresidente, l'avvocato Scalise, il consigliere del direttivo Domenico Naccari, vedo la collega Serena Gentili che fa parte dell'osservatorio, c'è il professor Manna, oltre Francesco Petrelli che poi interverrà, e ci sono tanti altri colleghi che saluto. E noi abbiamo piacere di aderire e di partecipare a questa iniziativa, prima di tutto perché ricorda una figura importante dell'avvocatura e del mondo intellettuale di provenienza romana. Mai come in questi momenti è importante attingere alla conoscenza, all'esperienza, alla testimonianza e al modello di maestri. Siamo in un momento particolarmente difficile e siamo in un momento nel quale dobbiamo individuare la strada, cercare la strada.
immaginare quello che succederà dal punto di vista legislativo, dal punto di vista organizzativo, proprio dal punto di vista della tutela dei diritti fondamentali e quindi della nostra professione. E Domenico Marafioti è stato un esempio. L'occasione di questo incontro è stata anche per me personalmente, ma anche per i colleghi, parlavamo di andare a rileggere alcuni passaggi delle sue opere. È impressionante l'attualità, la modernità e la circostanza che passano gli anni, perché proprio in questi giorni ricorreva il decennale della scomparsa, e rispetto a questo tempo trascorso sembra quanto mai attuale la tematica tra le altre, dell'organizzazione giudiziaria, del ruolo, della funzione che i magistrati, i giudici ricoprono nel nostro ordinamento, la rilevanza e l'importanza del ruolo del giudice, la forza che deve avere il giudice in un processo accusatorio, il pericolo della bulimia del pubblico ministero rispetto alla necessità che ci sia invece un riequilibrio delle funzioni e dei poteri. E proprio di qualche giorno fa l'Unione delle Camere Penali, in occasione del Consiglio delle Camere Penali, anticipava i temi più scottanti e più attuali e che saranno trattati anche a breve in occasione di nuove iniziative, quale quella dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, e proprio questo tema era quanto mai centrale, soprattutto in alcune zone dell'Italia. Ma questo è solo, come posso dire, uno spunto. A parte questo, poi c'è l'affetto fraterno nei confronti di Luca Marafioti. Questo è l'altro motivo che ha spinto tutti noi, penso Gaetano, ne è testimone, Domenico, a saltare su questa iniziativa in modo particolarmente convinto. Luca è, come posso dire, un fratello, no, per noi nella Camera Penale, oltre al, e siccome siamo amici, complimenti tra amici non si devono fare, però ha ricoperto l'incarico di responsabile del centro studi della Camera Penale di Roma, è attivissimo ed è per noi una fonte inesauribile di riferimenti e di confronti. Quindi ben vengano queste iniziative, ben venga il percorso di diffusione di queste iniziative, gli strumenti idonei per raggiungere più persone possibile, perché dobbiamo costruire il nostro futuro e il modo migliore è ripartire dalle nostre radici, dalle nostre tradizioni e dalle conoscenze e dalle esperienze migliori che ci consentono di andare avanti. Vi ringrazio e do la parola a Lorenzo. Nel chiamare al tavolo l'avvocato Enrico Paesano, devo dire, sì, lasci tu il posto, voglio portare anche i saluti del Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, che avrebbe voluto essere qui non solo tra coloro che portavano i saluti, ma anche proprio tra i relatori, ma non è stato proprio possibile per degli impegni professionali assolutamente inderogabili, e d'altra parte anche noi organizzatori non gli abbiamo dato tante chance perché avevamo la necessità di rispettare una data che fosse compatibile con questo decennale. Abbiamo voluto quindi farlo nel decennale, ma avevamo l'esigenza, per primo devo dire, e se posso dirlo, proprio di Luca, di alcune date in cui per l'appunto il Presidente Cagliazza non poteva mai, ma è qui tra noi, insomma, ecco, questo lo voglio sottolineare con forza. Ha immediatamente sostenuto questa iniziativa e se avesse potuto naturalmente
sarebbe intervenuto. Enrica, grazie. Grazie a te, caro Lorenzo. Volentieri accolgo l'invito di portare il saluto a nome dell'Osservatorio Giovani dell'Unione Camere Penali. Peraltro è qui anche presente il mio corresponsabile, l'avvocato Giacomo Frazzitta, Camera Penale di Marsala. Vedo alcuni componenti, la cara Chiara dalla Camera Penale di Pisa, la Camera Penale di Tivoli, Serena Gentili, che è stata già indicata prima dal collega Comi, e credo che ci siano anche altri componenti ben collegati su Camere Penali TV. È evidente che non potevamo non accogliere l'invito che ci è stato così caramente e gentilmente proposto dal carissimo Lorenzo di prestarci a questa collaborazione col Centro Marongiu per un evento così importante. Si parlava di salvaguardia delle radici, di conservazione delle radici. Le nostre radici sono il nostro presente e soprattutto sono il nostro futuro. Il nostro futuro sono innanzitutto i giovani, dunque non potevamo non condividere un appuntamento così importante, così cruciale, in memoria di un giurista che ha avuto una capacità di precognizione veramente sorprendente. Io credo che è giusto quello che diceva prima collega Comi, dicendo che nel momento in cui mancano i maestri c'è bisogno che si recuperino queste figure di avvocato che tanto hanno significato per l'intera avvocatura nazionale. Ma quello che voglio sottolineare è che oggi, più che mancare i maestri, sembrano mancare gli allievi. Manca cioè una giovane avvocatura interessata alla conservazione di certi valori. Tutto va troppo di fretta. Anche i giovani avvocati vanno troppo di fretta. Si pensa che la funzione dell'avvocato debba essere caratterizzata da una conoscenza tecnica che spesso scade nel tecnicismo e si perde l'insé della nostra professione, che è profondamente umanistica. E dunque questo è un profilo su cui l'Osservatorio Giovani ha voluto quasi investire una scommessa, una mission addirittura. Per questo motivo, proprio perché vengano preservate le nostre radici attraverso la preservazione delle radici di valori più alti dell'Unione Camere Penali, ad esempio la Camera Penale di Tivoli, con l'avvocato Chiara Busca che è qui presente, ha dedicato una bella serie con cadenza quindicennale sulla pagina Facebook della Camera Penale dedicata alle figure di avvocato. A me piacerebbe che questo progetto diventasse comune a tutti i giovani di tutte le Camere Penali d'Italia, proprio perché è nei valori, nel rispetto delle radici, che si mantiene la forza dei nostri valori per il futuro. Dunque, come potevamo esimerci, caro Lorenzo? Io ti ringrazio ancora per questa richiesta di partecipazione, volentieri l'abbiamo accolta, e vorrei strapparti però qui una promessa. Me lo consentirai, me lo concederai. La prossima volta, in mezzo a cotanto senno, mi farebbe piacere che qualcuno dei giovani componenti dell'Osservatorio venga qui non per portare il saluto, perché per quello bastiamo io e Geo, ma per avere una relazione. Ti ringrazio. Sono io che ringrazio te, Enrica, e Giacomo e tutto l'Osservatorio, e credo che il tuo invito debba essere raccolto non solo dalle singole Camere Penali, ma dobbiamo reiterare, ovviamente rispetto a figure di peso intellettuale come quella che è stata quella di Domenico Marafioti, dobbiamo replicare delle iniziative dove appunto il coinvolgimento anche ovviamente tra i relatori di giovani che hanno voglia di leggere, perché ovviamente non hanno potuto conoscere personalmente, ma attraverso quello che è stato lasciato possono sicuramente ricordare e trasmettere. E questo era il senso ovviamente dell'invito esteso al nostro, vostro osservatorio, e altrettanto è il senso di questo invito a Extrema Ratio. Chiedo quindi a Francesco D'Enrico, continua a chiamarti avvocato e vabbè, devi avere pazienza in tutti i sensi, perché porti lui il saluto della sua associazione. Ci sente, sì. No, buonasera a tutti. Innanzitutto ovviamente ringrazio a nome della nostra associazione l'Unione delle Camere Penali che ci ospita anche fisicamente quest'oggi,
E ovviamente un ringraziamento va anche al Centro Studi Marongiue, me lo concederete in particolare all'amico Lorenzo Zilletti per averci proposto di unirci a questa iniziativa, e così come ringrazio ovviamente anche la Camera Penale di Roma, in particolare il Presidente Vincenzo Comi, e allo stesso modo l'Osservatorio Giovani nelle figure dell'Avvocato Enrica Paesano e dell'Avvocato Giacomo Frazitta. E perché abbiamo accettato? Perché credo che sia doveroso partire da qui, non solo per l'alto livello dei relatori, l'amico Guido Vitiello che abbiamo già ospitato tante volte, il prof. Luca Marafioti che abbiamo avuto il piacere di avere con noi purtroppo solo in digitale, così come del direttore di diritto di difesa Francesco Petrelli, che è stato nostro ospite e che ringrazio ancora una volta per ospitare spesso i nostri contributi sulla rivista. Non solo per questo, ma anche e soprattutto perché crediamo fortemente nel fatto che una figura come quella di Domenico Marafioti debba essere scoperta da chi magari appunto appartiene alla nostra generazione, non ha avuto modo di conoscerla, o riscoperta magari da chi invece l'ha già incontrata. Quindi nel nostro piccolo speriamo che la partecipazione di Extrema Ratio contribuisca in questo senso, non solo qui ma anche online, attraverso poi il rilancio del video e dei contenuti che abbiamo anche preparato, perché in questi giorni abbiamo pubblicato più di un post, più di un articolo proprio sulla figura di Domenico Marafioti, chiaramente ripartendo da quelle che poi sono le letture delle sue opere, che devo dire sono effettivamente folgoranti. Decennale della scomparsa, però quest'anno sono anche i 30 anni da Mani Pulite. Allora, Mani Pulite è un evento al quale la mia generazione non ha assistito in maniera diretta. Tutta l'associazione Extrema Ratio è composta prevalentemente da under 30 che hanno vissuto il prodotto di quel periodo, che lo vivono tuttora, ma che non l'hanno visto. Purtroppo ciò che invece abbiamo avuto come faro di quel periodo è tutta la produzione, diciamo così, agiografica nei confronti del pool, per semplificare, della Travaglio e Associati, che è sicuramente stata maggioritaria dal punto di vista mediatico. Noi siamo cresciuti vedendo Travaglio a danno zero, siamo cresciuti in questa temperie, e chiaramente abbiamo bisogno di decifrarla in un altro modo, almeno noi crediamo come Extrema Ratio che questo sia molto importante. Perché parlo di Mani Pulite? Perché come dire, le voglie di predominio del giudiziario in quella fase erano, credo, divenute pienamente egemonia giudiziaria, per citare un'opera di Domenico Marafioti, e proprio per questo credo che sia importante riprenderlo. Citato Mani Pulite ovviamente come esempio massimo, no, di quel conflitto, poi potremmo evidentemente andare avanti per delle ore, perché purtroppo, come sappiamo, non è l'unico caso. Però è lì, credo, che si è attribuito alla magistratura, in particolare a quella inquirente, il ruolo di ultimo baluardo, sempre citando Marafioti, no? Di unica difesa etica anche possibile della società. E sempre stando a Mani Pulite e sempre citando Marafioti, è da lì che si è passati dal domandare più potere ai PM al tutto il potere ai PM. E quindi è anche rileggendo Domenico Marafioti che si può apprezzare, credo, e poi ovviamente se mi dilungo bloccami pure, e il tema del principio di legalità che, come hai ben scritto nel tuo vocabolario semiserio, è ormai materia di insegnamento nei corsi di laurea di archeologia. E allora, per chi appartiene alla mia generazione, è normale considerare la Cassazione come una fonte. Una fonte, cioè la giurisprudenza diventa, come dire, considerata qualcosa al pari della legge.
dialogando tra di noi proprio lo si utilizza come qualcosa di pari livello. Insomma, diritto penale liberale e la Costituzione ci dicono qualcos'altro. E molto si capisce, appunto, riprendendo Marafioti, perché quel principio che noi per inciso abbiamo anche voluto stampare sulle nostre tessere del 2022, no? Nullum crimen, nulla pena, sine previa legge penale, ormai appunto ha ceduto al multiforme fluido fenomeno del creazionismo giudiziario. E questo è avvenuto proprio per le ragioni che ha indicato Marafioti, cioè perché il Parlamento ha assunto un atteggiamento che oggi alcuni definiscono blame deflection, ma appunto che lui ha descritto in modo cristallino parlando di corsa al culto giudiziario e stigmatizzando, leggo, la perdurante tendenza di parti politiche su ogni versante a porsi in termini quasi di subalternità rispetto all'ordine giudiziario. Se il Parlamento delega all'ordinamento giudiziario, al giudicante, per parlare anche del fronte del giudicante, non solo della pubblica accusa, materie che sarebbero proprie del suo ambito, è evidente che non fa altro che avallare un percorso che, come aveva scritto Marafioti, partiva da lontano. E allora, se tutto questo non bastasse, e concludo, c'è un altro tema per il quale è fondamentale riprenderlo, e anche qui leggo velocemente, che è quello della separazione delle carriere. Perché noi siamo abituati a parlare di separazione delle carriere, giustamente, con riferimento, perdonate la ripetizione, al giusto processo, ma invece c'è un collegamento netto che Marafioti ha più riprese evidenziato col tema dell'ordinamento giudiziario. Ovviamente, perché lui scrive, tra i sintomi più eloquenti dello sconfinamento del giudiziario c'è l'innaturale connubio tra politica e giustizia, la caparbia opposizione dei magistrati alla separazione di ruolo e di carriera tra giudici e pubblici ministeri. È un tema centrale, sintomo eloquente di mancanza di chiarezza e di debolezza del potere politico nell'affrontare il problema del PM. E quindi lui giustamente sposta in questo caso il tema non solo sul giusto processo ma anche sull'ordinamento giudiziario. Questo per dire che è fondamentale ovviamente ricordare che la separazione delle carriere deve partire dal presupposto di arrivare ad avere un giudice veramente terzo, ma che non è una delle riforme necessarie, è il prerequisito per ogni riforma che possa davvero dirsi giusta del nostro ordinamento. Qui concludo, ringrazio ancora tutti per l'invito. Grazie a Francesco D'Enrico, le sue parole ci hanno fatto particolarmente piacere. E soprattutto, come dire, in momenti anche in cui siamo presi a volte dallo scoramento per quello che è il panorama che abbiamo di fronte, sapere che esiste un'associazione di giovani, sentire parlare uno studente, perché io prima dicevo avvocato, ma lui non è neanche dottore in giurisprudenza, quindi sentire parlare studenti di giurisprudenza, così come ha parlato Francesco, sapere che sono interessati a questi temi, sapere che si impegnano per divulgarli, insomma, fa capire che qualche filo di speranza, perché le battaglie che l'Unione delle Camere Penali portano avanti da anni possa trovare anche, come dire, gli giusti successori, questa speranza esce rafforzata. Si chiude qui la parte dei saluti, che non sono stati assolutamente saluti di circostanza, ma che io considero a pieno titolo degli interventi, e chiamerei al tavolo, dobbiamo per ragioni di normative stare solamente in tre, e quindi intanto Guido Vitiello e Francesco Petrelli. Verrà poi per ultimo Luca a portarci comunque un suo contributo e a chiudere questa giornata, Luca Marafioti naturalmente. Nel dare la parola a Guido Vitiello, che non ha alcun bisogno di essere presentato, voglio però ricordare, sottolineare e legare un po' proprio l'intervento di Francesco D'Enrico
e il messaggio che abbiamo voluto dare anche con la presenza dell'Osservatorio Giovani, cioè parlare a chi non ha conosciuto direttamente o personalmente l'avvocato Domenico Marafioti. Beh, abbiamo voluto che Guido Vitiello, non solo perché è un intellettuale, pur non giurista, che ragiona, come dire, in maniera sottile e puntuale di temi giuridici, attorno a temi giuridici, in particolare dalle pagine del Foglio, dove, come tutti sappiamo, collabora. Ma perché lo abbiamo voluto invitare? Perché ha conosciuto personalmente, ha scritto di Domenico Marafioti. E allora, facendogli abbandonare per qualche ora sia la sua attività di docente di temi che attengono al cinema all'Università di Roma La Sapienza, facendolo, distraendolo un attimo da quell'attività psicanalitica che quotidianamente conduce in virtù della sua ultima opera, Il lettore sul lettino, e quindi da bibliomane, come dire, occupandosi delle cure psicoanalitiche del lettore sul lettino, ecco, abbiamo voluto che tornasse a parlarci di un libro che ha scritto, di un libro, e quello per la parte che attiene naturalmente a Marafioti, che ha scritto, mi pare nel 2003, se, oh, vabbè, facciamo prima a vedere il copertino, ah, sì, è vero, 2011, lo facevo più risalente, però questo libro si intitola Non giudicate, conversazioni con i veterani del garantismo, Mauro Mellini, Domenico Marafioti, Corrado Carnevale, Giuseppe Di Federico. Un libro di Liber Libri, faccio vedere se la telecamera lo riprende per chi non lo conoscesse. Dico che chi è interessato a approfondire non solo può cercare, è opera un pochino più complessa, però si riesce tramite internet a recuperare i testi, le fonti primarie, diciamo, i libri, cioè, di Domenico Marafioti, ma certamente leggendo questo libro di Guido Vitiello si fa una ulteriore idea. Però oltre al libro abbiamo voluto, come dire, sentire la sua viva voce in questo consesso. Gli do subito la parola. Mi tolgo la mascherina che è sopra Hitchcock, come puoi vedere. Grazie, penso sia la prima volta in vita mia che qualcuno mi dice che non ho bisogno di presentazioni, quindi sono abbastanza commosso di questa cosa, ovviamente non è vero. Tra noi no. No, tra noi no, ma certo. Penso però per tutti gli altri sì. Sono molto, veramente molto felice di essere qui, e quello che posso portare è prima di tutto un ricordo personale. Io ho conosciuto Domenico Marafioti in realtà per 2 o 3 ore, una mattina, più di 10 anni fa, ma non molto più di 10 anni fa. Ero all'epoca un neo collaboratore del Foglio ed ero riuscito chissà come a convincere Giuliano Ferrara a farmi curare un ciclo di conversazioni con quelli che io chiamavo veterani del garantismo, che io volevo che fossero possibilmente non giovani, diciamo intorno agli 80 anni, e possibilmente centro-meridionali, per una questione proprio di affinità culturale, ma anche perché ero arrivato al garantismo io essenzialmente per vie letterarie, non per vie di studi, e in buona parte attraverso scrittori meridionali, il primo dei quali ovviamente è Leonardo Sciascia. E quindi andai a trovare Domenico Marafioti dopo aver letto tutto quel che sono riuscito, tutto quel che riuscii a trovare di lui, e non era e tuttora non è semplicissimo, perché molto spesso si trattava di libri, non soltanto dico quelli ovviamente di molto tempo fa, ma anche libri più recenti pubblicati da editori un po' piccoli, e io mi sentivo quasi, come dire, quasi arrabbiato, quasi piccato di vedere i banchi delle librerie
pieni dell'ultimo stupidissimo memoriale di qualche PM, di qualche inchiesta, che insomma, questi libri che circolano tantissimo, e poi libri preziosi, come un libro che era pur recente, come L'egemonia giudiziaria, che era sostanzialmente ridotto a una condizione di quasi clandestinità, era come un samizdat, per non dire degli introvabili libri precedenti che sono riuscito poi a trovare con fatica, La supplenza, La Repubblica dei procuratori, eccetera. E, però quello che mi affascinava di più di Marafioti era la sua duplice natura di uomo di legge e uomo di lettere, cosa che lui sentiva profondamente. Sentiva profondamente, e mi disse addirittura: io avrei dovuto lasciare completamente la legge e dedicarmi alla letteratura, a scrivere romanzi, a scrivere poesie. E quindi viveva questa duplice vocazione essenzialmente come qualcosa di un po' frustrante, il poter fare lo scrittore soltanto nei ritagli di tempo. E mi citava questo epigramma che gli aveva recitato un suo zio Saro, insegnante, che diceva questo brevissimo epigramma, non lo so recitare ovviamente in dialetto calabrese, ma diceva che la legge e la poesia sono due cose che non possono stare unite, perché i versi sono come rose profumate e la legge è la tagliola della vita. E la tagliola è anche la cosa che ti divide in due. E quindi lui parlava di questa sua duplice vocazione come qualche cosa che lo divideva in due. Io in realtà dal di fuori avevo l'impressione che fosse invece, che tenesse benissimo insieme queste due anime, ma non soltanto perché avevano valore, ovviamente non posso essere io a dirlo perché sono un puro allievo in questo, i suoi testi di argomento giudiziario. E avevano valore anche i suoi testi letterari. Leonardo Sciascia fu un suo mentore, gli suggerì di pubblicare La toga racconta, che aveva letto come manoscritto. E, dicevo, non era soltanto, non mi sembrava soltanto che, diciamo, gli fossero riuscite entrambe le vocazioni, ma mi sembrava che ci fosse una profonda comunicazione tra le due cose. Lui, per esempio, mi insegnò a guardare alle cose della giustizia attraverso una lente che lui stesso definiva il grottesco giudiziario, che è quello che magari noi siamo abituati a vedere, non so, nei disegni, nelle caricature di Daumier, in certi ritratti di giudici o di avvocati, ma che se ci allenassimo un po' a vedere sulle cronache, sui nostri giornali, ci accorgeremmo che è un continuo di grottesco giudiziario. E per ciascuna delle manifestazioni di questo grottesco giudiziario, lui aveva pronta una fonte o una metafora letteraria. Per esempio, prima Francesco Del Rico citava il trentennale di Mani Pulite, che lui non ha testimoniato in prima persona, che io ho vissuto invece negli anni del liceo, quindi quando sei circondato di fanatici che sono ancora più fanatici dei fanatici più grandi. E Domenico Marafioti mi diede un'immagine bellissima, è quella dei calabroni, i calabroni di Aristofane, o le vespe, cioè delle persone. Il momento in cui ad Atene diventano assatanati di processi, che vogliono processare tutto, processare tutti, non vogliono perdersi nessuna udienza, e in cui tutta la vita viene vista sotto questa specie giudiziaria. Erano cose che avevo osservato, che sapevo, però nel momento in cui Marafioti mi ha messo davanti questa immagine classica, mi è stato improvvisamente tutto più chiaro.
Se mi imbattevo per caso nel Fatto Quotidiano, dicevo, questo è proprio il giornale delle Vespe di Aristofane. Le vedevo, era un'immagine che mi aveva proprio cambiato il modo di osservare le cronache, cose anche molto spicciole. Un altro esempio, lui per esempio trovava che aveva visto, sempre con questo occhio di letterato giurista, secondo lui il miglior simbolo della giustizia era il travertino bianco sporco del palazzaccio, che è una notazione veramente di chi ha la sensibilità di un artista, ma che coglieva una cosa profondissima, perché coglieva questa specie di velo che sta sopra tutte le pretese di immacolatezza o di purezza, e quanto più si vuole essere lindi e immacolati, tanto più si deve fare i conti con questa macchia che è inestirpabile, che è originaria, che coinvolge tutte le attività umane. E in questo Domenico Malafioti era il tipo del pessimista meridionale. E ci tengo a aggiungere l'aggettivo al sostantivo, perché poi è una nozione anch'essa che viene da Sciascia. Che il pessimismo meridionale non è Schopenhauer, insomma. Può accompagnarsi anche una grandissima... spesso si accompagna a un grande senso dell'umorismo, della tolleranza, eccetera. Ma è, diceva Sciascia, un modo di vedere in tutte le cose un fondo di vanità, e vedere come tutte le cose sono risucchiate dalla morte e vanno verso la morte. E infatti un'altra immagine che mi lasciò Malafioti in quel nostro colloquio e che mi è rimasta molto molto impressa, perché quando l'ho conosciuto parlava già in maniera un po' faticosa, non era sempre facilissimo seguirlo, ma questo dava un peso, una gravità alle sue parole, appunto pronunciate anche un po' a fatica, che le rendevano poi indimenticabili, come il mio caso. E mi ricordo che lui rievocava una volta in cui aveva avuto come avversario in Cassazione Salvatore Satta, e parlavamo del l'unico libro che io ovviamente da non giurista avessi letto, che era I soliloqui e colloqui di un giurista, anzi avevo letto all'epoca solo Il mistero del processo, pubblicato da Delfin. E lui mi disse, ma il processo è una cosa senza sbocco, si fa per processare, è un atto fine a se stesso. E mi consigliò di leggere, cosa che poi feci, un romanzo di Mannuzzu che si chiama Procedura, in cui l'idea era grossomodo la stessa. Ed era, da un lato, questa immagine aveva qualche cosa di quasi di nichilistico, di disperato, cioè usiamo tutte queste nostre sottigliezze, immettiamo tantissimo sforzo e tantissima passione in un atto che in realtà non ha veramente un rapporto con la giustizia, è quasi appunto un rituale fino a se stesso. E lui peraltro aveva una grandissima sensibilità anche per questo aspetto teatrale del processo. Ricordo, questo non mi ricordo se me lo raccontò o se era in uno dei suoi libri, forse era in Metamorfosi del giudice, ma posso sbagliarmi, in cui mi disse, insomma, diceva che era tutta la scenografia che faceva capire il processo prima ancora delle parole pronunciate in aula. E diceva, all'Old Bailey di Londra vediamo l'imputato che dai sotterranei viene su ed è al centro
di tutto il rituale giudiziario, è illuminato come riguarda lui quel che si svolge lì in quell'aula, e dice invece il centro scenografico del nostro processo di matrice inquisitoria è il giudice e l'imputato sta in basso. Erano appunto delle osservazioni che stavano proprio su quel crinale, su quel margine tra letteratura e diritto, e che proprio per questo mi suonavano particolarmente congeniali. In altre parole, l'unico apporto che posso dare io da profano a un evento come questo e alla conversazione che ne seguirà, che sarà ben più competente della mia, non è tanto nel contenuto del suo insegnamento, della sua dottrina, diciamo così, ma nella capacità di adottare uno sguardo sulle cose della giustizia, che richiede proprio quel passo indietro di cui si parlava poco fa, cioè quelle cose che vedi soltanto se non vai di fretta e che svelano poi la radice profondamente umanistica. E insomma, quello che ho appreso in quelle poche ore e nelle moltissime ore di lettura invece dei libri di Marafioti è questo sguardo del grottesco giudiziario che ci porta a vedere il processo al tempo stesso come qualche cosa di necessario, ma come qualche cosa di, non so, quasi una sciagura necessaria, una cosa che bisogna fare, ma che in fondo ha un rapporto del tutto aleatorio con la giustizia nel senso più profondo del termine. E penso forse di lasciare la parola a questo punto, perché ho parlato anche troppo. Grazie. Beh, dobbiamo dire grazie a Guido Vitiello per aver accolto il nostro invito e grazie anche per la capacità di sintetizzare in maniera straordinariamente efficace quello che è stato il suo incontro, quella che è stata la sua lettura degli scritti di Domenico Marafioti. Ascoltandolo così, poi il bello di queste conversazioni è anche questo, no? Che si creano delle connessioni, di pensieri, collegamenti. Ci parlava di processo come qualche cosa di necessario, ma con quelle caratteristiche che ci ha descritto, voi lo sapete, non mi dovete prendere per monomaniaco, ma la mia lettura preferita, quotidiana, non di tutta l'opera, quella la feci a suo tempo, ma quella che tengo sul tavolo del mio studio è L'immoralità necessaria di Massimo Nobili, che per l'appunto sintetizza in queste due parole quello che è il processo penale, strumento del quale qualsiasi istituzione organizzata, qualsiasi Stato di cui non può fare a meno, ma che a prescindere dai caratteri, questo è importante dirlo, a prescindere dai caratteri che può avere, fermo restando che può avere dei caratteri auspicabili come quelli che vorremmo noi, cioè un processo realmente accusatorio, realmente fondato sulla parità delle armi, eccetera, eccetera, presunzione di non colpevolezza, ma anche in questi sistemi
mantiene insito in sé un aspetto di immoralità, perché comunque è uno strumento di violenza, anche se è una violenza regolamentata, anche se è una violenza che nel migliore del sistema auspicabile subisce, incontra dei limiti, ma sempre violenza è, al punto tale che qualcuno sottolinea come in fondo le norme sia delle norme processuali costituiscano una sorta di scriminanti, di atti che altrimenti avrebbero un valore di reato. Era ancora Massimo Nobili che ricordava questo, mi piace ricordarlo qui solo per, come dire, raccogliere questo spunto che è venuto dalle parole di Guido Vitiello. È qualcosa a cui non pensiamo a volte neanche noi avvocati, figuriamoci chi non fa il nostro lavoro, ma che cos'è un arresto se non c'è un provvedimento legittimo che priva di libertà una persona, un sequestro di persona? Che cos'è una perquisizione domiciliare se non è retta da un provvedimento che ne motiva le ragioni e le motiva legittimamente? Non è altro che una violazione di domicilio, e così si potrebbe andare avanti all'infinito, ma se ci si pensa bene, tutti gli atti o quasi tutti gli atti del processo penale sono connotati da questo aspetto. E quindi questo pessimismo, così come è stato descritto e benissimo trasmesso da Guido Vitiello, posso dirlo avendo letto, non avendo avuto la fortuna di avere quelle due ore di conversazione. Io invidio a Guido Vitiello la conversazione con Marafiotti. Guido Vitiello invidia a me, lo so, un po' di conversazioni con Italo Mereu, ma questo ce lo siamo detti privatamente al telefono in altra occasione o per mail. Dico subito Italo Mereu, di cui ricorre il centenario della nascita, e che il Centro Marongio, insieme al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara, ancora una volta all'Osservatorio Giovani, ancora una volta insieme a Extrema Ratio, ricorderanno in un'iniziativa che si terrà il 17 di dicembre nell'Università di Ferrara. Dovevo dire queste cose perché mi sono state, come dire, strappate dal bellissimo intervento di Guido Vitiello. Microfono all'avvocato Francesco Petrelli, anche lui ovviamente non ha bisogno di presentazione, a cui però lancio anche una proposta. Questi scritti, che non sono così agevoli da trovare, potrebbero trovare, con le debite autorizzazioni di Luca, che ovviamente credo non farà il minimo problema, e con quelle degli editori dove ce ne fosse bisogno, potrebbero trovare, per le parti ovviamente che possono essere ancora, e sono tante, assolutamente attuali, lo propongo, potrebbero trovare ospitalità nella nostra rivista, in modo che continuino a parlare a noi e ai più giovani di noi. Francesco, a te la parola. Grazie Lorenzo, grazie a Vincenzo Comi, ad Enrica Paesano, a Francesco D'Enrico per le cose molto belle che hanno già detto sul senso di questa iniziativa, sul significato dell'incontrarci oggi per celebrare questo importante anniversario. Io in realtà oggi avrei voluto essere qui presente solo per ascoltare gli interventi che mi hanno preceduto e l'intervento di Luca Marafiotti che seguirà le mie poche parole. Avrei voluto essere qui solo ad ascoltare, non perché non abbia qualche cosa da dire, qualcosa da ricordare circa la figura di Domenico Marafiotti,
ma perché, come dire, ho la sensazione che le poche cose che potrei qui ricordarvi siano già in qualche modo riassunte nell'intervento di Lorenzo di presentazione, nell'intervento di Guido Vitiello. Per cui davvero per me è difficile riuscire a dire qualcosa di nuovo, di diverso e di utile, se mi consentite, di bello in ricordo di un giurista così importante. Provo a partire da qui, da un'immagine che resta iscritta nella suggestione medievale del titolo che è stato dato a questo incontro. Tu te ne andrai con questo antivedere. Ricordando una citazione nota ai più, credo, di Giovanni di Salisbury, il modo in cui noi oggi ci dovemmo sentire di fronte a questi personaggi che hanno illuminato la nostra strada, come dei nani sulle spalle di giganti. Una idea di tal genere, tuttavia, dovrebbe lasciarci intendere che noi, collocati in questa presunta posizione privilegiata, dovremmo dunque vedere più lontano di quanto quei giganti che ci hanno preveduti avessero potuto fare pur nella loro grandezza, e invece non è così. Ripensando alle cose che Domenico Marafioti ha scritto, è difficile francamente immaginare che pur dall'altezza dei loro traguardi intellettuali e giuridici e filosofici ed umani anche per quel che ci è stato ricordato e ancora letterari o forse poetici, noi riusciamo ad antivedere qualcosa di più. Non è una nota di pessimismo, forse è una nota di disappunto, se vogliamo, ma è certamente una nota di realismo. Noi, collocati in quella posizione privilegiata, non riusciamo ad antivedere granché. La nostra è una visione retrospettiva che ci fa chiedere il perché di questo senso di impotenza e soprattutto ci fa chiedere come mai sia stato possibile che quella condizione istituzionale, ordinamentale, storica, culturale, che veniva decifrata con tanta lucida accuratezza da persone, da professionisti e da giuristi come Domenico Marafioti in epoca assai risalente nel tempo, non abbia potuto trovare in chi ha seguito quelle orme, né nel mondo della cultura, né nel mondo dell'accademia, né nel mondo dell'avvocatura, le risorse per porre rimedio. Non dico per riformare interamente, per ribaltare, per rinnovare, ma per porre almeno rimedio a quel numero di degenerazioni del nostro sistema giudiziario ordinamentale e politico, di tutti i mali, di tutte le distorsioni, di tutte le debolezze che venivano appunto ancora una volta lucidamente colte, disegnate e descritte. E vedete, quel che maggiormente impressiona, e credo che fosse un dato
che caratterizzava la lucidità intellettuale di Domenico Marafiote, come si coglie anche attraverso i suoi scritti, fosse proprio quella volontà di non giungere mai a diagnosi affrettate. Come scriveva Domenico Marafiotti, non ci può essere diagnosi senza una attenta ed accurata anamnesi. Come questo è vero nel mondo della medicina, così questo deve essere maggiormente vero nel mondo della speculazione, dei fenomeni sociali, dei fenomeni giudiziari in particolare. E la rilettura dei brani che io non voglio leggervi, ma insomma ai quali farò rapido riferimento come se fosse una simbolica antologia, proclamano questa lucidità e questa necessità di lettura della realtà, evitando qualsiasi suggestione emotiva. I suoi scritti sono di una asciuttezza, di un rigore, di una capacità quasi chirurgica di attingere al cuore dei problemi senza fronzoli di alcun tipo. Diceva qualcosa di molto vero e di molto interessante Guido Vitiello, quando proprio faceva riferimento a quella natura seconda che caratterizzava Domenico Marafiotti, una natura di intuito letterario, di capacità di interpretazione della realtà in senso umanistico. E questo è molto vero, perché io credo che non vi sia avvocato che attinga alla pienezza, alla maturità della professione, che non sia necessariamente anche qualcosa di altro da sé, qualcosa di altro dalla tecnicità che ricordava Giusto, o meglio della tecnicalità, se possiamo usare un termine, come dire, che declina verso un valore ancora meno alto della tecnicità che comunque governa la nostra professione, un essere in qualche modo gli avvocati che giungono a maturità e a pienezza, degli ircocervi che uniscono inevitabilmente due nature diverse. A pensarci bene, tutti i nostri maestri, coloro che hanno illuminato la nostra incerta strada in questa professione, sono stati avvocati e politici, avvocati e letterati, avvocati e poeti, avvocati ed agitatori. Insomma, ciascuno dei nostri maestri ha avuto un'indole, non dico alternativa, ma coeva alla loro personalità, ed è quello che ha dato forza al loro discorso e al loro insegnamento. Domenico Marafiotti era un illuminista in tutto questo. E allora, proprio rileggendo alcune sue cose, non può non cogliersi questa, diciamo così, alterità degli approdi. Quel buio, quel pessimismo che coglieva nei tratti delle cose dette nella sua conversazione con Domenico Marafiotti, più che maturo, erano proprio il segno di quella domanda che noi spesso ci facciamo sul significato, sul valore, sui tragitti che questa parola illuminismo significa per noi, così come la parola diritto penale liberale. Perché queste parole hanno una forza straordinaria, una capacità evocativa che ha ancora un senso oggi nell'indicarci il percorso da compiere. Perché vedete,
L'illuminismo non è che illumini della sua luce una favola bella. L'illuminismo è tale se invece illumina il fondo più oscuro dell'umanità, della vita, dei fenomeni che ci circondano, della realtà, della storia. Kant, in un suo bellissimo scritto, in realtà poco frequentato, che si intitola Che cos'è l'illuminismo? Scritto quando era già una persona, un filosofo maturo, a un certo punto dei suoi ragionamenti dice altre... adesso non ricordo il termine che usa, ma insomma altre favole vi saranno raccontate in futuro, mettendo proprio in guardia dalla possibilità di equivocare la capacità intellettuale dell'uomo di far ricorso alla ragione come se il ricorso alla ragione fosse risolutiva di ogni male, fosse l'accesso ad un futuro progressivo e definitivo. Ciò che fa impressione è quella chiarezza e quella lungimiranza con la quale Domenico Marafioti coglieva le distorsioni del passato e ciò che sarebbero significati per il futuro. E sono andato a cercare i suoi scritti, perché quelli mi sembravano più indicativi, i più risalenti rispetto ai fenomeni che ci interessano, ovvero sia quelli precedenti a Mani Pulite, precedenti all'esplodere delle manifestazioni del potere giudiziario. Ed è impressionante per questo vedere come se ne cogliessero le radici di quelle distorsioni, di quei mali e di quelle degenerazioni, in fenomeni che ancora non erano come sono oggi, come dire, materia di diffusa consapevolezza. La lotta, ad esempio, ai fenomeni, questo è uno scritto dell'aprile del 1990, significa che il nuovo codice era entrato in vigore da meno di 6 mesi, quando ancora noi tutti, giovani avvocati, brancolavamo nel buio, non eravamo certo in grado di cogliere i semi di quelle possibili degenerazioni che poi solo in seguito avremmo diagnosticato. Quando Domenico Marafioti scriveva come, piuttosto che affrontare i problemi inerenti all'applicazione del nuovo codice e i problemi che un ordinamento troppo vecchio ancora ponevano al successo del nuovo processo accusatorio, si proseguiva, scriveva, nella martellante propaganda di una giustizia che deve procedere per campagne di lotta alla criminalità, con un gergo di guerra fuorviante e improprio alle funzioni giudiziarie. Scritto che risale a oltre 30 anni fa, sono parole, espressioni, concetti che oggi usiamo come se fossero il frutto di una nostra intuizione ed erano state così lucidamente impresse nella storia giudiziaria, di critica giudiziaria del nostro paese. Piaccia o no, scriveva nello stesso 1990, l'esperienza italiana rivela le tentazioni di un governo dei giudici. Siamo già alla Repubblica giudiziaria.
o alla democrazia giudiziaria, così come sarà nominata parecchi decenni dopo. Il problema allora non è quello di contrastare il fenomeno sulla base di modelli precostituiti, ma di trovare, vedete, la fonte illuministica, sulla base di una razionalità storica, i rimedi alle possibili degenerazioni. E questo era il seme risalente della crisi. Quel seme che in quegli anni, tra il 90 e il 92, gli faceva ancora scrivere in ordine alla inevitabile centralità della riforma ordinamentale. Con un'intuizione formidabile, sulla quale ancora oggi noi non solo ragioniamo, ma sulla quale costruiamo le nostre ideologie riformatrici, secondo la quale si diceva qualcosa che oggi sembra ovvio: non è possibile riformare il codice in senso accusatorio se noi prima di questo piccolo passo non compiamo il passo fondamentale, che è quello della riforma ordinamentale, che ricollochi la figura del pubblico ministero nel suo alveo corretto. Non solo è mancata quella fondamentale riforma dell'ordinamento, ma già ricordava, è in corso una controriforma del codice accusatorio. Nella nouvelle vogue di riformatori tiepidi o accesi dell'intero sistema istituzionale non si intravede ancora il nuovo volto dell'ordinamento giudiziario, la cui organica riforma, annunziata da molti anni, è stata puntualmente elusa attraverso un mosaico di interventi di marca corporativa. E ancor prima che intervenisse Mani Pulite, così parlava del fenomeno dell'uso distorto della custodia cautelare. In tale paesaggio confuso campeggiano già toghe egemoni che sanno di poter disporre delle armi più temibili, tra cui le misure coercitive, suscettibili di uso spregiudicato ed abnorme in modi scarsamente sindacabili o il cui sindacato giunge allorché i guasti sono già irreversibili. La verità è che tutti i sistemi che si rispettano riescono a convivere con i mali storici che li affliggono senza stravolgere codici e regole di fondo delle garanzie processuali e senza dover confidare nella salvezza delle istituzioni da parte di poteri provvidenziali. Sapete bene di quali poteri provvidenziali Domenico Marafioti stesse parlando con grande lungimiranza. Una lungimiranza che gli faceva anche cogliere la grandezza e l'importanza degli scritti di soggetti che all'avvocatura non appartenevano. Riporta in quella straordinaria rivista che è stato Il giusto processo l'intervento di Giovanni Falcone al convegno di Senigallia del febbraio del 1990. Io ne ho tratto spunto per un mio breve editoriale, tanto sono stato folgorato da questo genere di affermazioni che egli ebbe l'intuizione di pubblicare su quella rivista, dove Falcone dice, e mi avvio alla conclusione: e allora ci si domanda, ma come è possibile che in un regime liberal democratico, qual è indubbiamente quello del nostro paese, non vi sia ancora una politica giudiziaria
e tutto sia riservato alle decisioni assolutamente irresponsabili, in corsivo nello scritto di Falcone, dei vari uffici di procura e spesso dei singoli procuratori. Grazie. Ma diventa sempre più difficile parlare, diventa sempre più difficile aggiungere a questo incontro che devo confessarvi è andato al di là anche di quelle che erano le mie aspettative, che erano tante, visti le persone che abbiamo invitato a parlare. Ora tocca a me non, come dire, fare da coordinatore, ma esprimere il mio pensiero in maniera più dettagliata, prima poi di dare la parola giustamente e doverosamente a Luca Marafioti per la parte che concluderà questa giornata, questo pomeriggio. Esordisco dicendo che pur, come dire, avendo potenzialmente, visto che Domenico Marafioti è mancato nel 2011, quindi pur avendo potenzialmente potuto, non dico conoscerlo personalmente, ma conoscere i suoi scritti, che non solo i suoi libri, ma anche i vari interventi sulla rivista che è stata appena ricordato che aveva fondato, su altre riviste giuridiche, su quotidiani, perché egli ha avuto modo di collaborare anche a quotidiani, io non conoscevo questi scritti fino a un po' di tempo fa. Sicuramente Domenico Marafioti era un nome che, esercitando la professione, era arrivato anche al mio orecchio, ma non ne conoscevo il pensiero. Il primo a stimolare la mia curiosità, la mia attenzione per Domenico Marafioti, ritengo doveroso dirlo, era anche lui uno degli invitati potenziali a questo tavolo, ma anche per lui c'è stato un problema di incompatibilità di date, è il mio carissimo amico, nonché componente del direttivo del Centro Studi Aldo Marongiu, Fausto Giunta, professore di diritto penale nell'Università di Firenze e collega avvocato, il quale un giorno, di ormai diversi anni fa, proprio qui a Roma, camminando mentre rientravamo da una iniziativa nazionale dell'Unione delle Camere Penali, mi parlò di Domenico Marafioti, mi parlò delle cose che lui aveva letto e mi stimolò, sapendo sia del mio modesto ruolo dentro l'Unione, ma soprattutto della mia curiosità per i pensieri che poi ho ritrovato in questi lavori, mi incoraggiò sia a leggerlo, sia a conoscerlo, che anche a parlare di lui, far tornare vivo in qualche modo il suo nome. E la prima cosa quindi che feci fu quella di leggere questo libretto dal punto di vista della sua consistenza, ma così ricco in questi quattro bei ritratti che ha fatto Guido Vitiello, con questo bel titolo anche questo, Non giudicate, che si ricollega all'immoralità necessaria del processo, che si ricollega all'idea del giudicare come potere terribile
che aveva anche Leonardo Sciascia, come ci ha ricordato prima Guido Vitiello. E quindi di lì è partita una curiosità che poi ovviamente si è sviluppata e che grazie poi alla generosità di Luca, che mi ha messo a disposizione anche testi che non sono assolutamente più reperibili sul mercato, ha fatto sì che veramente potessi approfondire la conoscenza con un intellettuale, secondo me, straordinario. Lo dico senza averlo conosciuto di persona, lo dico per la lettura delle sue opere e della sua biografia. È stato detto da Enrica Paesano, molto opportunamente, è stato ora ricordato da Francesco Petrelli, ne aveva parlato Guido Vitiello. Si è rammentato l'umanesimo, si è contrapposta quella necessaria alterità che dovrebbe caratterizzare forse ciascuno di noi, anche nei propri limiti, non tutti abbiamo le qualità e le doti di Domenico Marafioti, ma le curiosità dovremmo averle, almeno quelle, a fare di noi qualcosa di diverso, soprattutto in un mondo dove, senza rimpianti, ma inevitabilmente si è assistito ad una trasformazione radicale di quella che è la professione del penalista. Quando si leggono certi ritratti che Domenico Marafioti fa di avvocati, di colleghi, di maestri che tenevano, che affrontavano le loro difese, i loro processi, negli anni lontani del dopoguerra, ovviamente vediamo rappresentato un mondo che non c'è più e che per certi versi non ci può essere, perché è cambiata la materia su cui noi siamo chiamati a lavorare. Quella tecnicismo, tecnicalità che ci è comunque imposta dal mutamento del penale, un penale che nonostante tutte le i tentativi di riportarlo all'interno del codice, vive in realtà all'esterno del codice, il penale della legislazione speciale. È evidente che non si possono fare le arringhe come si facevano in corte d'assise davanti al giudice monocratico che si occupa di processi per reati edilizi e urbanistici, se non subendo un trattamento sanitario obbligatorio, come dire, stimolato dai colleghi che sono lì presenti in aula. Però non c'è dubbio che questo, questa specializzazione, chiamiamola così, della professione, una specializzazione a cui noi per certi versi teniamo, perché riteniamo che ogni tipo di rito caratterizzi in qualche modo un avvocato, per la quale ci siamo battuti e che certamente rivendichiamo come un valore, però può presentare anche una faccia negativa qualora non sia coniugata da quello che è appunto la curiosità per la storia del diritto, per la filosofia. Io sono di parte, ma tutte le volte che sento parlare Francesco Petrelli, torno più ricco a casa, perché nei suoi interventi c'è sempre uno spunto, una riflessione, un richiamo a autori noti e meno noti su cui si riflette, che così arricchiscono l'esperienza personale. Ecco, la ricerca, come è stato detto, delle radici, ma non in maniera retorica. Ecco,
leggendo, lo dicevo privatamente a Luca proprio ieri in questa telefonata che abbiamo avuto per organizzare un po' anche i lavori di oggi, leggendo le opere di Marafiotti, leggendone il ritratto fatto da Guido Vitiello in questo libro, vedendo la pluralità dei suoi interessi, la poliedricità dei suoi interessi. Fonda una rivista giuridica sul nuovo processo, ma si occupa di letteratura. Guardate che leggere le sue opere, quelle più, come dire, strettamente, chiamiamole di politica del diritto, ma anche le altre, i Ricordi della toga, ora non cito a memoria i titoli, ma sono, come dire, pieni di riferimenti, si sottolineano le note, si va a vedere immediatamente su internet chi è quell'autore, una certa cosa, una certa frase. Ecco, si rimane colpiti da questa poliedricità di un avvocato che è un intellettuale a tutto tondo e che è protagonista della vita sociale di un ordinamento. Non è soltanto un tecnico del diritto che svolge la sua nobile funzione con quelle parole tanto forti, tanto toccanti che egli usa per il valore, il sentimento, mi pare proprio che usi questa parola, della difesa. Non è soltanto questo. Si coglie indubbiamente un uomo a tutto tondo che, lo dicevo a Luca, mi ha fatto tornare in mente, da appassionato storico del diritto, quali sono, io vengo dalla storia del diritto come materia di laurea e quindi mi sono sempre interessato alla storia del pensiero giuridico, in particolare quello penalistico dell'Ottocento, mi faceva venire in mente quella ritratto che uno storico del diritto penale come Mario Sbriccoli faceva, ora il suo intervento è raccolto in questo libro Storia del diritto penale e della giustizia, sono due volumi editi da Giuffrè, in cui parla di quella che definisce la penalistica civile dell'Ottocento italiano, andando a cogliere quelli che erano i protagonisti di questa penalistica civile. Vertice massimo Francesco Carrara, Luigi Lucchini e via proseguendo, non vi annoio con le citazioni, ma uomini di diritto, ma che erano impegnati in battaglie di politica giudiziaria e giuridica, Luigi Lucchini fondatore della Rivista Penale, su cui nell'Ottocento scatena la battaglia per il processo accusatorio, il superamento del rito inquisitorio, con una rivista schierata, un Francesco Carrara che non è solo l'autore del programma del diritto criminale, ma è uno dei protagonisti e dei fondatori, insieme a Ellero, del giornale per l'abolizione della pena di morte, e è la voce più autorevole che riesce a impedire l'unificazione della codificazione di diritto penale sostanziale finché non si arriva all'abolizione della pena di morte prevista dal codice Sabaudo e poi abolita con l'unificazione del 1889 del codice Zanardelli, impedisce l'unificazione in nome di quell'abolizione leopoldina che faceva della Toscana, da cui Francesco Carrara proveniva, un'isola straordinariamente felice di quella che era la composizione dell'Italia appena unificata. Uomini quindi che erano impegnati non solo nel foro, non solo nella cattedra,
ma appunto che spiegavano le loro energie intellettuali, la loro passione civile. Erano protagonisti di quella vita civile e intellettuale del nostro paese. Ecco, non lo trovo esagerato dire che lo stesso impegno, la stessa passione, la stessa cultura, gli stessi sentimenti possono attribuirsi a un uomo e a un intellettuale come Domenico Marafioti. Il titolo. Io non sono un appassionato, per quanto venga da Firenze, un fissato con Dante Alighieri. Ne riconosco, come dire, la grandezza innegabile da parte di tutti, ma, come dire, preferisco leggere anche altro, non necessariamente. Ci sono coloro che invece sono appassionatissimi di Dante e addirittura riescono a mandarne a mente terzine e terzine per quanto riguarda la commedia. Però, ecco, Dante riesce a volte a regalarci delle immagini evocative in maniera straordinaria. E allora, nel prendere atto di come, con uno straordinario anticipo, Domenico Marafioti era riuscito a mettere a fuoco tutti quelli che sono i problemi con cui noi quotidianamente ci scontriamo e che abbiamo di fronte, ho trovato che questa citazione fosse quella che più si addiceva a questo incontro. Ho pensato che se n'è andato lui 10 anni fa, per fortuna in un'età importante, ma se n'è andato con il suo antivedere e ci ha trasmesso il suo antivedere. La speranza però è che anche noi poi ce ne andremo in altro modo da questa sala con un antivedere che ci è regalato dal suo pensiero e da quello che abbiamo qui ricostruito, portandosi dietro i suoi pensieri. Focalizzo e non leggo. Non è possibile leggere, però devo esibire. Mi sono portato da casa solamente qualcuna delle tante pubblicazioni di Domenico Marafioti e oggi, venendo qui in treno, dei due scritti che ho selezionato, avevo deciso di segnarmi le pagine da cui avrei voluto fare delle citazioni. Ma ecco, non so se si vede, ma se vedete questi post-it, voi vedrete che solo della Metamorfosi del giudice, che direi che è l'ultima delle opere, o se non l'ultima, una delle ultime che Domenico Marafioti ha pubblicato, tra l'altro per l'editore Rubbettino, e qui forse la possibilità per chi fosse interessato a recuperare questo scritto c'è, visto che comunque è un editore in piena attività, per quanto mi risulta, anche con pubblicazioni attuali. Ecco, ho anche nella stampata, dalle cose che mi ha mandato Luca via internet. Non è possibile, perché dovrei praticamente leggere quasi ogni pagina. Non lo faccio, però mi preme richiamare alcuni temi su cui c'era stata questa vista così anticipata di Domenico Marafioti. Uno è già stato evocato, e cioè l'ha appena citato Francesco Petrelli, differibilità, l'irrinunciabilità di una riforma dell'ordinamento giudiziario. E viva Dio, voi sapete che uno dei nostri impegni attuali
quello di cui, come dire, l'Unione delle Camere Penali si è fatta carico è proprio di rilanciare una forte iniziativa perché l'ordinamento giudiziario possa essere modificato in Italia. Noi tutti sappiamo, lo ricordo, che nel programma della giunta presieduta da Gian Domenico Cajazza vi è quello di raccogliere firme per alcuni disegni di legge di iniziativa popolare che abbiano proprio come tema, come argomento, norme dell'ordinamento giudiziario, proprio per sollevare dibattito attorno a quelle proposte, per onerare il Parlamento di misurarsi con quelle proposte e per sorreggere la battaglia contemporanea sulla separazione delle carriere, che è già stata oggetto della nostra raccolta di firme e che, come sappiamo, il Parlamento ha congelato, sappiamo, o semicongelato. Sappiamo anche che una modesta riforma dell'ordinamento giudiziario è all'ordine del giorno nella serie degli interventi previsti nell'ambito della riforma che va sotto il nome della ministra della giustizia Cartabia. Abbiamo tutti letto, immagino, quelle poche proposte di modifica che vengono dalla commissione presieduta dal professor Massimo Luciani. Timidezza, troppa timidezza, lo diciamo con forza, troppa timidezza, noi vogliamo molto di più, ma sappiamo che ogni tentativo, e per questo dobbiamo batterci molto, ce lo ricorda anche Domenico Marafioti, ogni tentativo di riforma dell'ordinamento giudiziario, quei pochi che vi sono stati, è naufragato per l'opposizione della magistratura, perché la politica non ha avuto la forza di imporsi rispetto a istanze provenienti dalla magistratura. Domenico Marafioti lo scriveva: non si tratta di riformare l'ordinamento giudiziario contro la magistratura, non si tratta di assumere delle iniziative che abbiano il sapore di una punizione, richiamo proprio dei concetti che egli esprime in questi termini, ma la magistratura deve fare il suo ruolo, che non è quello di scrivere le leggi attorno a se stessa. Questo ci diceva Domenico Marafioti e noi ne siamo assolutamente consapevoli e siamo assolutamente d'accordo su questa riflessione. Quindi un grande tema, quello della riforma dell'ordinamento giudiziario. Secondo tema, un tema su cui probabilmente, ma lo dico di proposito, con Domenico Marafioti noi saremmo d'accordo a metà oggi, perché lui ne parlava in un certo momento storico e oggi siamo in un momento storico diverso, dove quel populismo penale e giudiziario di cui egli comunque parlava già agli inizi, alla fine, nel 90 e poi anche agli inizi del 2000, usando proprio questa terminologia poi entrata nel linguaggio quotidiano, ma e questo populismo ci porterebbe a essere più sospettosi o più prudenti rispetto a certe idee che egli manifestava, ma c'è un tema ineludibile che è quello di una attuazione del principio costituzionale della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia. È uno dei temi di Domenico Marafioti. Oggi, ovviamente, la reintroduzione della giuria ci creerebbe parecchie perplessità e preoccupazioni, ma un serio e diverso reclutamento, quello che i tecnici chiamano reclutamento laterale
della magistratura, un serio reclutamento, non le scorciatoie dell'ufficio del processo fatto da precari privi dei caratteri di competenza e di indipendenza che dovrebbero, come dire, caratterizzare coloro che collaborano con il giudice, ma l'aumento del numero di un organico di magistrati che è fermo a 30-40 anni fa attraverso un reclutamento laterale. In Francia, lo ricordo, il 30% dei magistrati è reclutato tra le file dell'avvocatura e della appartenenti all'alta amministrazione. Domenico Marafioti ci ricordava anche e ci ha ricordato nelle sue pagine come funziona il sistema inglese e ci ha ricordato quelle esperienze, quel viaggio in Inghilterra che è bellissimo da leggere insieme a una serie di grandi personalità dell'avvocatura romana. Vedo qui Adelmo Mann e quindi mi viene da citare Gabriella Nicolai, ma solo per così il primo nome che mi viene in mente, e in cui egli ci descrive un sistema, lo ricordava anche Guido Vitiello, che funziona diversamente, dove sono gli avvocati che costituiscono l'ossatura della magistratura. Non solo la magistratura, chiamiamola onoraria vera in Cassazione, ma anche nei gradi di merito. Questo è un tema che gli tocca, quello della partecipazione popolare all'amministrazione della giustizia, che ripeto, non al 100%, ma è un tema che, se vogliamo spezzare insieme alle norme sull'ordinamento giudiziario una cultura che è la cultura inquisitoria, che ha contraddistinto e continua a contraddistinguere, lo diceva ancora Domenico Marafioti, la nostra magistratura, se vogliamo che scompaia, dobbiamo fare in modo che quel corpo si apra, non sia più chiuso e sia nutrito dall'infa diversa. E infine, e chiudo per dare poi la parola a Luca, e infine l'altro grande tema, ne ho scelti tre, potevano essere molti di più, ne ho scelti tre, quello che sta nel sottotitolo, cioè nelle voglie di predominio del giudiziario, che sono parole di Domenico Marafioti, le voglie di predominio del giudiziario. Ecco, io, voi lo sapete, il Centro Marongiu si è, ha incentrato gran parte della sua attività riflettendo sul ruolo del giudice, su come sia mutato attraverso il tempo anche quello che è il rapporto tra i poteri. Sapete che abbiamo fatto tre convegni e tre pubblicazioni sull'anatomia del potere giudiziario parlando di queste cose. Bene, Domenico Marafioti ci aveva parlato di questi temi, aveva analizzato questo tema veramente con, ancora una volta, la capacità di antivedere quello che possiamo definire un ribaltamento degli equilibri costituzionali. Sta nelle pagine di Domenico Marafioti, è nella sua analisi e nella sua riflessione. È uno squilibrio tra i poteri rispetto a quella che è invece il bilanciamento e l'equilibrio tra i poteri previsto già da Montesquieu, ampiamente citato nelle sue pagine, ma poi ripreso dalla nostra Costituzione, la critica che Domenico Marafioti fa attraverso la riflessione di alcuni padri costituenti. Una figura la voglio ricordare perché lui ci batte molto nei suoi scritti, quella di uno politico e giurista, Luigi Preti,
politico, giurista, ministro di vari governi e quant'altro, ma che in costituente denunciava i pericoli che nel tratteggiare con le parole con cui comunque la nostra Costituzione tratteggiava l'ordine giudiziario, denunciava come fosse insito il pericolo, mettendo troppo l'accento sull'indipendenza, sull'autonomia, sull'autogoverno, tutti gli slogan che noi sentiamo ripetere, il pericolo che si venisse a costituire quello Stato nello Stato. Luigi Preti, Domenico Marafioti, qualche giorno fa un giurista eminente come il professor Sabino Cassese nel suo intervento alla Leopolda. Quindi pericoli insiti in quel testo e poi tutto quello che abbiamo visto, cioè attraverso cessioni di terreno da parte di una politica incapace o compromessa, le deleghe su cui Domenico Marafioti si scagliava, poteva parlare solo delle deleghe nella lotta al terrorismo o nella lotta alla criminalità organizzata, ma se fosse stato con noi oggi ci avrebbe parlato sicuramente della spazza corrotti e delle deleghe che ancora una volta la politica lascia alla hanno fatto sì che la magistratura sia diventata un potere che ha sovrastato gli altri poteri. E chiudo dicendo che quando un potere inevitabilmente deborda da quella che è la sua collocazione costituzionale, molto molto difficilmente fa passi indietro, se non sono gli altri poteri che legittimamente fanno compiere questi passi indietro. Marafioti ci dice: il magistrato ha la toga, che è il suo baluardo ma anche il suo limite. Il magistrato deve giudicare se è un giudice, fare il pubblico ministero se è un pubblico ministero. La politica la deve fare la politica, non la devono fare i magistrati, come invece accade. E regalandoci, e chiudo, una bellissima citazione da Jean Starobinsky, studioso tra l'altro di Montesquieu, ci ricorda come smettiamo d'essere liberi non appena il potere divenga violenza, e ogni potere per definizione tende a divenire abusivo. Ecco, credo che nel messaggio che possiamo raccogliere dalle parole di Domenico Marafioti debba stare tutto l'impegno dell'Unione delle Camere Penali Italiane per vedere restituito alla sua natura originaria l'articolo 101,2 della Costituzione e per far sì che questo paese diventi un paese normale dove ogni potere svolge legittimamente e nei suoi ambiti i compiti che la Costituzione gli ha attribuito. Grazie, e Luca Marafioti al posto mio, per favore, qui al tavolo. Grazie per non avermi lasciato solo. Secondo me un goccio d'acqua mi aiuta. Dico subito che devo confessare l'immensa difficoltà di prendere la parola da parte di una persona che per contratto, proprio per abitudine, è tenuta a parlare. A parlare davanti ad altri, a volte addirittura davanti ormai a computer, ma insomma fa parte della sua professionalità. Bere forse mi aiuta
a dipanare il groviglio di emozioni, che è un groviglio che praticamente corrisponde a una sorta di groppo alla gola nel tentativo di prendere la parola, perché nel superare il pudore derivante dalla, diciamo, tendenza a non prendere la parola in una situazione del genere, che poi si è mutata in gratitudine per la, nei confronti di tutti coloro i quali hanno patrocinato, sostenuto e mandato avanti questa iniziativa o partecipato a questa iniziativa. Gratitudine immensa, personale agli individui, ma immensa all'Unione, perché siamo nella sede dell'Unione e dopo 10 anni ricordare mio padre, cosa che a me costa un'immensa fatica perché probabilmente non ho ancora nemmeno cominciato a fare i conti con l'eredità di mio padre. Forse questa occasione mi aiuta a farlo. Voi direte chi se ne importa della tua dell'eredità di tuo padre, ma tu, della tua personale eredità, ma è chiaramente significato per trasmettere quello che può significare. L'immensa gratitudine all'Unione, a Lorenzo, a Francesco, a Guido Vitiello. Le vostre parole mi hanno veramente... Le parole di Guido mi hanno riportato a quella giornata che sostanzialmente sono tra le ultime della vita di mio padre, perché quando ricordo che presentammo il volume, papà era scomparso, e mi ricordo c'era Giuliano Ferrara, era un momento, era da poco scomparso e fu veramente commovente veder parlare di lui, e c'era addirittura gente che ne parlava non sapendo che non c'era più, ne parlava, no? Ma come? E Guido è... non so come definirlo, il miglior studioso, il miglior patrocinatore di mio padre, perché ha sintetizzato in maniera fantastica. Francesco pure ha rappresentato, parlando di Ircocervo, questa dualità che lui vede ricomposta. E Lorenzo ha esagerato, forse parlando, no? L'abbinamento con la penalistica civile e Mario Sbriccoli, a cui lui sa io ero così legato anche personalmente. E creando un parallelo con Italo Mereo, perché la differenza tra me e lui è che, come diceva Guido, io avrei voluto stare quel poco, io sono stato molto poco con Italo Mereo e abbastanza con Domenico Marafiotti. Mi ero preso pure degli appunti, ma forse non so che farmene, guardate, perché è talmente tanta la ridda di emozioni, il groviglio è tale che diceva, credo Piperno, che la funzione del figlio è quella di... Forse la principale testimonianza, funzione di un figlio è di testimoniare l'eroismo dei padri, raccontarlo. Però non è banale ringraziare. Non è banale ringraziare perché oggi, a 10 anni, poco più di 10 anni, perché è novembre, dalla scomparsa di mio padre, lo raccontava anche Guido, il suo pensiero, le sue opere, le sue pubblicazioni. Penso per esempio alla prima micidiale doppia coppia. Già i titoli bastano, la Repubblica dei Procuratori e la Supplenza fanno parte quasi di ha parlato, io infatti me l'ho scritta la parola, ma ha bruciato il termine, di un samizdat. Oggi, rispetto alla pubblicità che avevano opere veramente rubbish, trash, sotto il profilo del significato giuridico e letterario. Ed è impressionante che veramente andare subito alla radice di quelle opere, per cercare di capire, quando uno deve fare i conti con l'eredità di una persona, la trasmissione che lui ha avuto, la funzione dei grandi amori che lui riusciva a trasmettere. Lui riusciva a trasmettere grande amore, grande sentimento, questo è il dato principale forse del suo tratto, a fronte di un carattere che sembrava più complesso sotto il profilo, no? Chi l'ha conosciuto, qua dentro ci sono persone a lui molto care, come le sue nipoti. Il grande amore per la toga e il grande amore per la letteratura, queste sono le due cose che mi ha trasmesso in maniera devastante, impressionante, me l'ha proprio infuso dentro, senza sforzarsi, lui ti faceva arrivare le cose senza pressione. Ti lasciava lì il libro, tu poi facevi finta di non leggerlo, poi lo leggevi magari 10 anni dopo, 5 anni dopo, capivi anni dopo quello che lui ti aveva detto, l'intuizione che ti aveva, oppure quegli spunti sulla toga. Io adesso mi rendo conto la notte, la mattina, quando certe volte faccio i conti con l'arrivare del giorno, quando devi pensare a qualche responsabile, a certi spunti che lui mi diceva, a certe frasi che lui mi diceva, quanto mi sono tornate utili, perché probabilmente le stagioni della vita ti riportano a quell'età che era la stessa in cui lui me le diceva.
degli altri due amori non gli devo il grande amore del processo penale, lo devo al mio primo maestro Giuseppe De Luca, che ha svolto almeno una funzione simile a quello di mio padre. Il quarto grande amore invece lo condividevo con mia madre, oggi lo condivido con le mie figlie. Lui invece, proprio per il suo spirito di opposizione, faceva finta di essere tifoso di una squadra diversa, proprio per darmi fastidio. In realtà non gliene importava niente, ma lo faceva solo per quello. Ho sentito delle cose importantissime, ma le suggestioni sono talmente tante, andando a ripescare quello che lui scriveva, quello che lui diceva, quello che lui raccontava, quello che lui trasmetteva, che i suoi grandi temi sono impressionanti. È impressionante il titolo scelto da Lorenzo. Pensate al tema del pubblico ministero. Cioè, noi parliamo oggi, ma insomma lui nella Repubblica dei procuratori, lui già si poneva il problema. Ed è interessante le prime parole della Repubblica dei procuratori, il primo libro. Lui ha scritto una cosa sulla difesa giudiziaria dei non abbienti negli anni 60, la sensibilità già dal 60 per un tema che poi dell'Unione. Guardate quanti temi sono dell'Unione e stanno nel suo bagaglio, nella sua valigia. Lui dice, questo è bellissimo, allorché confidai ad alcuni amici il proposito di raccogliere in volume i miei articoli di polemica giudiziaria, in massima parte pubblicati su Dialettica, la rassegna di giustizia penale diretta da Tita Mazzucca, non so con quanta crudezza mi fu risposto che oltre l'autocritica, cosa che mi accingo a compiere, era opportuna l'autocensura, con il riconoscimento dell'inutilità di ristampare scritti inevitabilmente datati e superati in tutto o in parte dagli eventi successivi. Quando lui dice, allorché confidai a alcuni amici, ha il pudore di dire che questi amici con cui lui si confidava e che lo osteggiavano dal pubblicare Chi vi parla, il sottoscritto. Mai, diciamo, più grave errore di valutazione aveva commesso il sottoscritto di dire, ma chi te lo fa fare a ripubblicare quella roba? Che invece è, come si può dire, la veggente, l'assurdo sistema italiano. Stiamo parlando degli anni 80, cioè della ripubblicazione di scritti degli anni 70, fine 70, primi 80, quindi 40 anni fa. L'assurdo italiano, e parla dell'assurdo della Repubblica dei Procuratori. Parla del pubblico ministero e dice: il sistema italiano fa del PM un inquisitore bifronte, mezzo giudice e mezzo accusatore, che non consente allo Stato amministratore vittima del reato di controllare chi è preposto alla tutela dei suoi interessi, che rende mitica l'obbligatorietà dell'azione penale. Irresponsabile il PM, intangibile il potere esecutivo per ciò che attiene all'amministrazione della giustizia, non trova riscontro in nessun altro paese, qualunque sia il regime politico. È necessario liberare il PM dal limbo in cui è collocato, come non vi è responsabilità senza potere, così non vi è potere senza responsabilità. È necessario creare un vertice centrale del PM collegato al Parlamento o direttamente o tramite l'esecutivo. Questo è un tema che era un tabù all'epoca, che non si poteva nemmeno dire che poteva essere oggetto di un samizdat culturale, che poteva finire in forme editoriali che non avevano nessuna diffusione, e che nei nostri stessi ambienti dell'avvocatura, dell'università, venivano trattati come tabù. Cioè non si poteva trattare del tema della critica dell'obbligatorietà o del ruolo del pubblico ministero, erano intangibili. È un esempio. Anni 80, La supplenza. La supplenza, ha ragione Francesco. Già i titoli, basterebbe soltanto un elenco di titoli per capire i concetti. Lui aveva questa, diciamo, la sua esperienza di terza pagina dei giornali, letteraria, di pubblicista, gli dava una capacità fulminante nel sintetizzare con poche parole il tema. Lui individua le radici, noi possiamo individuare le radici dell'attuale strapotere del pubblico ministero in quelli che lui chiamava gli eroi della sommaria, dell'istruzione sommaria del vecchio codice. E c'è un magnifico pezzo che è all'insegna della sommaria in cui lui, come si può dire, crea un collegamento anticipando tutto ciò che poi noi possiamo vedere oggi attualizzato dal ruolo del pubblico ministero nel nuovo codice, che è soltanto diventato quello di una sostanziale gigantesca istruzione sommaria con atti di istruzione come nel vecchio codice, addirittura nel 1913. I compiti del pubblico ministero, dice, e dell'istruzione penale finivano per subire forzature nella ricerca di colpevoli, talvolta capri espiatori per le disfunzioni e le carenze di una pubblica amministrazione che ha visto crescere a dismisura competenze e fini senza che ciò si sia accompagnato all'esempio del buon governo e dell'autocontrollo, eccetera, eccetera. Lui tocca da subito il tema del controllo del pubblico ministero
sullo Stato, sull'amministrazione, tutto ciò che sarà poi i processi, no? Che vediamo tutti i giorni. E l'ordinamento giudiziario l'ha raccontato benissimo Lorenzo, l'ha raccontato benissimo Francesco, la sua sensibilità in un tema che, se noi ricordiamo, quando si fa la riforma del codice, praticamente non se ne può parlare. La commissione di riforma addirittura erode quelle poche, era una commissione collaterale, quasi ancillare, erode quelle poche cose che venivano, no, già state erose dalla legge Breganze, dal subito dopo la dopoguerra. Ed era una sua, diciamo, possiamo dire, fissazione. In una materia che a malapena si trattava, e questa materia poi, questa cosa poi le univa con un altro dei grandi vecchi che Guido intervista, cioè Giuseppe Di Federico, con cui vantava un'amicizia veramente fraterna. L'altro tema è questa, diciamo, di cui parla Lorenzo così bene, che chiamiamo della partecipazione popolare. Lui lo chiamava, diciamo, una democratizzazione della giustizia, la vedeva in un certo senso. E c'era una componente che vorrei dire, ne parlavamo tante volte, cioè lui me ne parlava tante volte di questo tema. Secondo lui, diciamo, la risposta al corporativismo e quello che poi sarà, era l'idea che ci fosse bisogno di un'immissione di forze fresche. Lui parlava di una vera e propria dialisi all'interno della magistratura. Il concetto era quello di dialisi, che è l'esatto opposto del corporativismo da funzionario o da carriera interna tipica di una concezione nemmeno burocratica, ma autoreferenziale e chiusa della magistratura, che creerà poi la componente di casta. Questa era la sua idea, in fondo, che affondava in studi di filosofia, in studi di politica, in studi, diciamo, con le sue basi di diritto pubblico con cui aveva cominciato subito dopo l'università. Se si guarda gli anni 70, gli anni 80, negli anni 90, negli anni 2000, si perfeziona quando lui sviluppa ancora di più il ragionamento sul pubblico ministero, quando parla della, citando con un titolo quasi brechtiano, la resistibile ascesa del pubblico ministero, come se fosse la resistibile ascesa di Arturo Ui. Sono quelli i temi, però in fondo do ragione a tutti, Guido ha toccato veramente l'essenza di mio padre, forse con quel colloquio, perché in fondo in lui queste due dimensioni che chiameremo, no, una sorta di pessimismo meridionale, pessimismo meridionalista, e questa sua dimensione di un approccio estremamente letterario, non soltanto alla questione della toga, non soltanto alla questione del diritto, non soltanto alla questione dell'ordinamento giudiziario, del pubblico ministero, del processo penale, ma della vita. Era forse la sua vera essenza. Il suo approccio era terribilmente letterario. Tanto che lui stesso nei suoi libri dice, confonde la dimensione fantastica, la dimensione onirica rispetto alla dimensione letteraria, rispetto alla realtà del processo. E quindi la sua parte di epigrammista, la sua parte di letterato, la citazione della poesia di Giosaro. Non lo so, io forse gli devo talmente tanto, e forse potremmo dovergli talmente tanto, che i conti con la sua eredità non riusciremo nemmeno a farli. Io penso che un buon contributo sarebbe, grazie all'Unione, far uscire, far riprendere i fili del suo pensiero, della immensa fucina di spunti, di riferimenti che in quello che lui scriveva c'è, con vari fili rossi che lo univano, e farli uscire, diciamo, da quel samizdat in cui per anni è stato. Diciamo, forse perché quella cultura, prima ancora che l'Unione si potesse fare veramente quel soggetto politico che oggi è, all'epoca non c'era. Ed è forse merito veramente dell'Unione, se questo oggi è politica e può guardare ai suoi, diciamo, chiamiamoli padri putativi, senza voler esagerare nei confronti di quel piccolino che era mio padre, perché era un piccolino fisicamente. Non lo so, penso che, non so nemmeno se farò in tempo cronologicamente a ripagare il mio debito nei suoi confronti. Se penso all'amore, forse il tratto principale di mio padre era non soltanto la dimensione letteraria di cui ha parlato così bene Guido, ma questa dimensione così profondamente sentimentale rispetto all'esistenza. Sentimentale verso la toga, sentimentale verso la letteratura,
tremendamente sentimentale verso quelle che lui chiamava le mie dirette nipotine. Credo che fosse questo il suo tratto, cioè tutta la sua vita, tutto il suo pensiero era quello di far prevalere quello che lui chiamava, ovviamente citando altri, l'io della dedizione rispetto all'io del predominio che vedeva nel potere giudiziario e soprattutto nel pubblico ministero. E allora penso, per esempio, ho trovato una dedica che lui mi ha fatto, io ho trovato delle dediche veramente commoventi, ma insomma, tra le varie dediche, non era questa, ma insomma, dice, poi lui replica, mi dice, il povero autore offre il libro con timore al fiero professore, mi dedicava l'egemonia giudiziaria, perciò chiede clemenza per il suo parto di demenza senile, residuo di furori contro gli ultimi procuratori. Cioè lui ogni cosa la faceva diventare un tratto letterario. Però, secondo me, la cosa più importante sono quelle che hanno detto l'Osservatorio Giovani e i Giovanissimi. A quella ci tengo. Perché quello che noi non riusciamo a trasmettere, la difficoltà che è basata sulla memoria, sulla parola, che non è scritta, è quello di trasmettere le esperienze e farle andare verso i più giovani. Sì, magari loro Starobinsky lo possono leggere, possono leggere, incredibile. Lorenzo, scusa se parlo in maniera confusa, che proprio Preti io me l'ero sottolineato, quindi mi hai rubato, mi hai fatto spoileraggio della citazione. Credo che forse però, vedete come con quanta confusione ed emozione io affronto questo difficilissimo compito, le parole con cui lui concludeva una delle sue opere un po' così più intime, intime, come le Memoire intime di Simenon, parla insomma della sua attività di anche e soprattutto di avvocato, lui era prevalentemente anche un avvocato, anche se voleva fare sempre il letterato. Nelle lunghe veglie avevo studiato tutti i risvolti della causa, decidendomi al fine alla stesura della scaletta. Scaletta. Eravamo prima dei computer, prima delle teleudienze, prima delle... Il promemoria in cui condensavo gli ingredienti della discussione. Sottolineavo con tre colori diversi i passaggi decisivi del discorso di difesa, da ritenersi irrinunciabili, pena un intervento monco e sfocato. In rosso gli elementi a favore, in nero quelli contrari, in verde gli aspetti ambigui delle risultanze processuali suscettibili di interpretazioni contrastanti. Riandando alle intuizioni di Queneau, che come spesso capita agli scrittori conosce l'animo umano e le insidie della verità meglio di un giureconsulto, in una pagina di Odile afferma che tra il vero e il falso potrebbe collocarsi una terza via, qualcosa né vero né falso che partecipa dell'uno e dell'altro, motivo analogo a quello di certi film di Cagliatto o del celebre Rashomon. E trasferendoci dal fantastico al reale, come nei casi emblematici di impasse giudiziarie, dal processo Bebbaui, assassino l'uno o l'altro dei coniugi o entrambi, all'affare Calvi, fino al più recente Giallo all'italiana per la morte di Sindone, con il maledetto imbroglio del suicidio, dell'omicidio, ancora del suicidio non voluto, oltre l'intenzione che sarebbe stata solo quella di inscenare il suicidio, ancora una volta conferma dei risvolti inquietanti della verità giudiziaria, con segnali di resa, preludio al naufragio di ambiziose strategie processuali nel vicolo cieco delle inchieste sin dal loro stesso avvio. Per me dunque, nel mio momento difensivo dell'ora della verità, a volte il processo ricalca la corrida, si tratta di assegnare bene le parti, segni in rosso per il vero, la verità dell'accusato così spesso nell'ombra, sopraffatta dalla ragnatela delle apparenze. In nero per il falso, le false piste dell'accusatori e giudici quando osservano e decidono attraverso la lente formante, deformante del rancore e del pregiudizio. Infine in verde le incertezze, gli aspetti dilemmatici, da cui spesso può trarre alimento il libero convincimento del giudicante. I tre colori finiscono per assumere valenze simboliche. Il loro svariare sui sfogli scandisce solo l'intrico delle prove, la caccia agli errori, buon nutrimento alla diatriba secolare dei tribunali. Ma so bene che quegli emblematici segni colorati, il rosso, il nero e il verde degli appunti di difesa, come l'oro e il nero della toga, altro non sono se non immagini intermediarie della coscienza che cerca di darsi un oggetto. L'oggetto giustizia, che ormai mi appare come il cubo di Sartre, di cui non riesco a vedere le sei facce contemporaneamente, occorrerebbe un tempo infinito per scrutarle tutte. Io non so come ringraziarvi per l'immensa emozione e l'immenso, come si può dire, onore che l'Unione, voi personalmente, tutti quanti, avete avuto coraggio e avete fatto a me personalmente e agli eredi personalmente di Domenico Merafioti di onorare. Grazie tantissimo a tutti.
concludere salutando tutti, augurandovi una buona serata, ringraziando coloro che sono stati qui con noi e anche coloro che ci hanno seguito attraverso la diffusione tramite Camere Penali TV. Arrivederci a tutti e ricordo, con gli stessi sentimenti e la stessa logica, lasciatemi usare questa parola, l'appuntamento del 17 dicembre. Arrivederci.